Con le uova ovviamente tiriamo la paletta, il secchiello, il bue e l'asinello. Datemi questi tre ponti, figli di puttana. Ma ce lo dobbiamo fare, ragazzi. Ce lo dobbiamo fare. Però che no, ma quanto sono forti. Chi ti cosa, chi ti sencula. Il coniglietto ti chiamerò dura un po'. Ciao a tutti i nini, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua su The Hive, ovvero su Minecraft e sui minigame. E per precisione siamo su The Lab, i minigame che mi ha fatto scoprire Emerald. Ma in questo momento Emerald non c'è perché sono tipo le 8 di mattina, 7 di mattina. Se vedete sono un po' devastato e che nemmeno stanotte sono riuscito a dormire. Perché? Non lo so, perché soffro di insonnia, non lo so. Infatti piglierò delle plastichine apposta perché così non si può andare avanti. Però sono attivo mentalmente, cioè nel senso fruibile. Cioè riesco a fare le cose normali, solamente che ho la faccia un po' stanca. Come vedete qua siamo su The Lab, in pratica c'è questo scienziato pazzo che vuole rinchiuderci e ci fa fare tipo dei minigames, quindi tipo un mix ad arcade. Però ci dice questo scienziato pazzo appunto, adesso dovremo spuntare da qualche parte, lo sentirete anche parlare in maniera molto suadente. E niente, adesso dovrebbe arrivare. Questo è il nostro buon vecchio scienziatino pazzo, vedete, si vede che è pazzo, è proprio la faccia da malandrino. Che adesso andrà a tirare la leva e ci farà vedere quale minigame ci fa fare. Allora, splag... Che in pratica, allora, Splag sta nel spaccare il terreno sotto di noi con le uova e far cadere gli altri. Dodgeball non so cosa sia. Catastrophic nemmeno. Ecco, dovete capire che io praticamente ne conosco un quinto dei minigame che ci fa fare, quindi prenderò il cazzo ogni volta. Adesso ci teletrasportiamo direttamente ai minigames. Io ho paura. Aiuto, oh. Oh, eccoci, si è buggato ogni osso. Io ragazzi, io mi cacco addosso. Con le uova ovviamente tiriamo la paletta, il secchiello, il bue e l'asinello. Ok, dobbiamo stare attenti moltissimo alle persone a cui corriamo incontro. Attenzione, ehi là. Non è facile, attenzione ragazzi, contemplare la mira per buttare giù le persone. Con poi anche... no, attenzione. Dobbiamo anche stare attenti a non cadere noi nei buchi che facciamo. Ma soprattutto stare attenti a non fermarci troppo mentre tiriamo le uova. Perché non è facile, cioè, alleviare la caduta ragazzi. Ecco, oddio mio. Attenzione, l'ho fatta cadere a lei, l'ho fatta cadere, ragazzi, avete visto che è sollevata da terra o sbaglio? Cioè, ragazzi, come cazzo ha fatto lei? Siamo rimasti in due, io e lui. Io e lui, vai giù, no. Ok, sei caduto, sei caduto. Giù. Oh, ho vinto io. Datemi questi tre ponti, figli di puttana. Allora, qui ragazzi, ecco, questa è dura. In pratica io cercherò di scoppiare meno volte possibili dai creeper e dai dinamiti. In pratica cadranno dinamiti dal soffitto e ci spawneranno creeper addosso che esploderanno. Noi meno esplodiamo, più punti facciamo. Al momento non so in base a cosa uno è primo o secondo. Io comunque sia non dovrei mai essere morto ancora. No, non mi fate spawnare i creeper addosso, bastardissimi. Poi sono i creeper empowerati e questi fanno male, ragazzi. Non è che se la mandano. No, c'era un creeper impowerato. Ok, siamo salvi ancora. Siamo primi. Ecco, siamo esplosi una volta. Siamo secondi. Non aiuta perché vedete c'è il creeper impowerato. Ecco, no, non esplodere. Non esplodere malissimo. Sono primo. Devo riuscire a resistere. Aiuto. Oddio mio. Oddio, sono primo. Ragazzi, quanto dura ancora? 10 secondi. Ma ce la dobbiamo fare, ragazzi. Ce la dobbiamo fare. Quanto TNT c'è? Stiamo esplodendo a dritto. No. Vedete, primo. Un secondo. Primo ancora. Mamma mia, che to. Ma quanto sono forte? Sono troppo forte. Mannaggia il cazzo, quanto sono forte. L'ultimo, in teoria dovrei aver vinto io per forza. Però vediamo un po'. In pratica è tipo paintball, però tutti contro tutti. Dovremmo avere qualcosa che spara le palline, esattamente. Oh, attenzione. Oh, non è morto lui. Te sei morto male o no? Fammi capire quante total fire. Oddio mio ragazzi, sto colpendo un botto. Però non sono primo manco per sbaglio ragazzi. Quindi per farvi capire che mi stanno dando un po' le pastine. Ma anche perché io non sono tanto bravo in questo gioco. Aiuto, muori. Oh, sono terzo ragazzi, non è male. Terzo mi assicura per forza la vittoria di questo diciamo gioco. Sono secondo. Vabbè, secondo lasciamo perdere ovviamente. Ovviamente se arrivo secondo vinco ragazzi, è tutto praticamente. Che okay, se non vi lascio, non ti lascio. Sono primo. Ok, altri 25 secondi, ragazzi, e riesco ad arrivare primo. Okay, ragazzi, devo mantenere il ritmo. Devo mantenere il ritmo. Ehi là, chi ti cosa? Chi ti sencula? Altri 10 secondi e sono ancora primo. Ok, non riuscirò mai a perdere. Ragazzi, oramai sono veramente euforico, ragazzi. Non perdo. Ragazzi, sono primo un'altra volta. Ma primo per tre volte di fila. No, ragazzi, io entro nella storia. Cioè, il secondo, ragazzi, è a due punti.
2 vuol dire che ha fatto due volte terzo posto e basta. Io ragazzi sono nella top of the pop, ragazzi, che c'è cazzo, primo in tutte e tre. Minchia che belva che sono. Comunque il server, ragazzi, è HiveMC, playhivemc.com dovrebbe essere il sito, e poi da lì prendete l'IP. Io direi di saltare la tiritera dello scienziato e andare direttamente ai minigames, o al massimo dirvi minigames. Anzi, ai minigames non ve li voglio dire, almeno c'è più su spance. Allora, a Splag tra l'altro non ho mai, e dico mai, e dico mai, ma lo ripeto anche, mai vinto, quindi mi sento molto galvanizzato in questo momento. Le squadre sono più o meno, cioè le persone sono sempre più o meno le stesse. Facciamo capire un pochino, attenzione, strategia di prima, attenzione. Mettiamone uno giù subito, attenzione. Oh, due sono già cascate, attenzione ragazzi, due sono già caduti, cerchiamo di far esplodere quello lì. No, devo scappare, ehi là, oddio, sono vivo ancora. Scappa. Ma si metto qua shiftato. No, meglio di no. Oh, lei non muore. Vai via, sbusci, devi scappare. Ehi, te con le ovette, che cazzo vuoi fare? Fallo cadere. Mannaggia te. Guarda me tu corri. Il coniglietto ti chiamerò d'ora un po'. Vai giù. Uela, mamma mia, sbusci, il parkour ormai ti ha attemprato. Il parkour ti ha attemprato, ragazzi. Ehi, guarda lì, stiamo andando incontro, ragazzi. Lo scontro fra titani. Vieni a casa se c'hai il cuore. Vieni a casa. L'ho fatto cadere. Mamma mia, ragazzi. Ah, tipo ora devo andare dentro, cioè nel mezzo, spaccare la roba di più valore, e poi il carbone, e portarla qua dentro, in pratica. Tutti ovviamente correranno subito verso il diamante, ragazzi, che ho preso io. Ok. E lo depositiamo qua. Ok. Funziona così, in pratica, per farvela molto molto breve. Ovviamente andare troppo lontano non è molto, diciamo, producente. Produttivo, come cazzo lo volete chiamare. Comunque, ovviamente, non so come fa a esserci gente che ha più carburante di me. Ovviamente, poi dopo una volta spaccato il carburante, ragazzi. Ah, ma il carbone dà più del diamante. Poi, dopo una volta, diciamo, raccolto quelle superficiali, dovete andare ovviamente in quelli poi sottoterra. E il che a volte c'è chi trova magari il santo graal subito. Sacro graal, scusate, subito. E c'è magari chi non trova un cazzo, non è mica sfiga. Il carbone da 1, quindi. Per ora abbiamo appurato questo. Il carbone da 1. Il diamante da 1 anche il diamante, quindi penso, mi sa che è tipo inutile cercare quelli, diciamo, ecco, è finito, mannaggia loro, questo non sono mai stato bravo, anche che ho scoperto adesso è il diamante da 1, pensavo il diamante comunque portasse un pelino in più, se no non lo prendevo il diamante laggiù in culo. Ah, devo semplicemente combattere, ragazzi. E ho una kill, attenzione. Ah, c'è anche il clean up, quindi diciamo il KS, ragazzi, così si vuol chiamare. Non mi picchiare. Lo spedito. Qui dobbiamo rubare le kill, ragazzi. Dobbiamo rubare completamente le kill qua. Cioè, in pratica non dobbiamo fare niente. Noi dobbiamo fare niente e poi dobbiamo rubare le kill. Te morirà prima o poi. Ma tu avevi già preso del danno, sbaglio. Ecco, infatti avevi già preso del danno. Fammi scappare, grazie. Questo è un power up, ecco. Mannaggia al cazzo, sono morto. Te vuoi essere perculato, ucciso, mortale, morto, GGVP. Dammi la kill a me. E anche di lui la voglio la kill. Voglio anche la kill tua, voglio. Ok, sono secondo, ragazzi. Cerchiamo di rubare le kill. Ok, corriamo, scappiamo. Clean up and do it again. Nannannare. Ok, una kill l'ho fatta. Attenzione. Qui devo stare ai bordi e poi rubare la kill. Ai bordi rubare la kill. Ok, ho fatto una kill. Scappa. No, vabbè, sono morto. Vabbè, ero primo, sto primo per un secondino, ragazzi. Io sono un po' in vantaggio, ragazzi, di danni, eh. Dovrei essere un po' in vantaggio di danni, esattamente. Sono ancora secondo e anche secondo mi va benissimo. Ho preso un power up, ragazzi. Ok, speed up. Così posso rubare tutte le kill che voglio proprio. Mamma mia, quanta gente c'è. Corriamo qua nel mucchio. Mucchio selvaggio. Attenzione, una kill l'ho fatta. E ora dovrei tipo saltellare come uno stronzo. Fammi capire. Ok, una kill l'ho fatta. Sono sempre secondo, ragazzi. Una kill. Ok, una kill l'ho fatta. Sono sempre secondo. Non so come sia possibile. Ok, dobbiamo rubare anche questa, ragazzi. Devo rubare la kill a te. Devo ucciderti. Una kill l'ho fatta, ok. Sono primo, ragazzi. Ho finito primo. 6 punti. Mamma mia. Se vinceva lui, arrivavamo entrambi a 5 punti e pareggiavamo. Ma invece no, perché sono primo io. No, mi hanno rubato la kill. No, me l'hanno rubato. Bastardissimi. Ma sono ancora primo. Chi se ne frega. Ho preso io il power up. Ho preso anche una kill. Non so com'è possibile. Ok, lì, ragazzi, devo rubare la kill con l'arco. Una kill devo fare. Ok, ho vinto io. Ho vinto io.
Arato. Arato. Secondo me, dovrebbero mettere anche tipo dei counter per sapere quante kill ho fatto, ad esempio. E ho vinto 3 partite su 3, ragazzi. Sono invincibile. Non posso perdere contro lo scienziato matto. Lui vuole fregarmi, ma poi... Senti come è schioccato, raga. Avete sentito che schiocco? Io comunque, Nini, vi lascio un bel mi piace, un commento, una condivisione al video che ho appena fatto. Se vi è piaciuto, altrimenti un non mi piace, ma perlomeno motivate il perché. Vi invito a condividere il video, iscrivervi al canale e passare anche dai miei social che sono qua sotto in descrizione, compreso Telegram, nella quale io vi avviso un po' dei video che escono. E soprattutto anche Instagram, che comunque è il social dove sono un po' più alto. Quindi facciamo crescere ancora un po' di più. E ovviamente sempre se vi va, non è un seguitemi, se no vi uccido, cioè non me ne frega niente. Noi comunque ci vediamo al prossimo video. Per questo video è tutto. Ciao Nini.